ci arriva in maniera molto precisa, sotto controllo, e vedete, questo è il risultato finale. Non esiste più la strettoia e da un punto di vista clinico il risultato è questo: il braccio si sgonfia, quindi c'è un risultato clamoroso a fronte di una piccola dilatazione di un segmento venoso, e il braccio può essere nuovamente sottoposto alle procedure di dialisi. Faccio rapidamente anche, qui vedo che ho visto che ci sono anche dei colleghi, per cui non, spero di non entrare troppo nel tecnico, ma cioè, questo diciamo, mi fortifica nel far vedere un altro esempio di patologia delle vene. Questa è la vena cava inferiore, la vena principale dell'addome. Una paziente, vedete, affetta da una patologia tumorale, vedete come è ristretta, provoca la formazione di circoli collaterali che vedete da questa parte, e noi in questo caso possiamo risolvere il problema dilatandola col palloncino, ma posizionando anche uno stent, cioè una maglia metallica che la tiene aperta, vedete, non c'è più la strettoia, per cui noi sempre dall'esterno con un intervento mini-invasivo riusciamo a risolvere questo problema. Ecco, questa piccola premessa per dire appunto che esiste già un background, non c'è nulla di sperimentale o di innovativo o di assolutamente nuovo in quello che facciamo, e non abbiamo fatto altro che applicare questo tipo di procedure sia da un punto di vista diagnostico e terapeutico nell'ambito di questa malattia che è stata descritta dal professor Zamboni, che è chiamata appunto CCSVI, l'insufficienza venosa cerebrospinale, che come abbiamo visto è caratterizzata dal fatto che le vene che portano via il sangue dal midollo e dal cervello si sono bloccate, cioè hanno dei segmenti ostruiti o stenotici. Lo scopo nostro del radiologo vascolare è quello di aiutare nella diagnosi, cioè andare nel catetere e disegnare queste vene e confermare la stenosi, ma anche di cercare appunto, come avete visto con questi palloncini, di provare anche a risolverle. Rapidamente, questo è uno schema che vi fa vedere, questi tubini blu sono le vene cerebrali, che come vedete confluiscono tutti nel canale principale di uscita, che per quanto riguarda il ritorno venoso encefalico è rappresentato dalla vena giugulare interna e in parte anche dal sistema vertebrale. Direi che la vena giugulare interna è la via principale di flusso fondamentalmente quando siamo sdraiati. Quando siamo in piedi, gran parte del sangue prende la via attraverso queste vene che si chiamano condilari dietro la mandibola e va nel sistema vertebrale, comunque sempre in un sistema venoso diciamo di tipo cerebrospinale, e le principali vie di deflusso sono appunto rappresentate dalla giugulare e dalle vene vertebrali. Più complesso è il sistema venoso del midollo spinale. Questo qui vedete una vertebra, uno spaccato, e vedete all'interno del canale midollare, dove appunto in questo canalino osseo qui all'interno c'è il midollo, ci sono questo reticolo di vene molto complicate che, diciamo, viste in una proiezione frontale dal livello sacrale fino cervicale, vedete toracico e lombare, sono tutte collegate fra di loro, sembrano una scaletta, vene molto importanti, e che però raggiungono il circolo principale, cioè per raggiungere il cuore, attraverso queste vie di decorso extraspinali, che sono rappresentate ai singoli livelli dalle cosiddette vene sacrali, dalle vene lombari ascendenti, dalle vene intercostali e dalle vene vertebrali. Diciamo, in una visione molto, che potrebbe sembrare complicata, generale, queste vene, che sono appunto le vene intercostali, le vene lombari e le vene sacrali, rappresentano le principali radici venose di una vena strana, arcuata, che si chiama vena azygos. È una vena che ha un decorso, vedete, a manico d'ombrello, poco conosciuta in medicina, poco praticata in qualsiasi disciplina medica, si avevano anche poche notizie in ambito radiologico, si sapeva però la sua funzione, che raccoglie tutto questo complesso sistema venoso spinale e lo porta, vedete, con questo arco a livello della vena cava superiore. Per cui in questo tipo di malattia venosa che è stata descritta, questa CCSVI, noi dobbiamo andare a cercare ed eventualmente provare a risolvere i blocchi, vedete, che si sono sviluppati a livello delle vene giugulari e della vena azygos, dell'arco di questa vena azygos, che è il punto finale del percorso del ritorno venoso delle vene spinali. Dobbiamo anche guardare anche alcune vie non solo di potenziale ostacolato deflusso, cioè ostacolato uscita, ma anche delle vie di potenziale iperafflusso in questo sistema, che è quello spinale dell'azygos, che sono rappresentate dalla vena renale sinistra e dalla vena iliaca di sinistra. Sono vene che abbastanza frequentemente, per motivi anatomici, possono essere compresse. Questa vena renale da un'arteria che si chiama mesenterica, questa vena iliaca dall'arteria iliaca del lato controlaterale che ci corre sopra. In alcuni pazienti queste vene possono essere schiacciate e allora il sangue, non potendo più circolare bene a livello di questo passaggio, devia e va
a livello spinale, risale a livello della vena lombare e rientra in lasicos. A livello della vena renale sinistra, attraverso questa vena si chiama vena reno-azigos lombare, un piccolo canalino, risale anche questa a livello del sistema delle vie azigos. Dobbiamo guardarle perché anche queste possono provocare dei problemi a livello del circolo venoso spinale, perché non dobbiamo solo pensare a un'ostacolata uscita, ma anche un potenziale sovraccarico, cioè un aumento di portata da chi ci arriva dentro per cause che non sono, diciamo, nella normalità. Per questo motivo, diciamo, la procedura che facciamo noi deve cercare di guardare tutti questi complessi distretti che vedete elencati in questo elenco, e fortunatamente ci riusciamo con un unico singolo accesso, che è la vena femorale di sinistra, piega inguinale di sinistra, paziente sveglio, si fa in anestesia locale. È una procedura consolidata, è quella, diciamo, che si fa per la gran parte delle nostre procedure. Non è una procedura dolorosa, l'anestesia locale ci permette di fare la puntura, di entrare in questa vena femorale, mettere dentro un piccolo cateterino introduttore, e da questo noi risaliamo con i nostri cateteri e andiamo verso l'alto e studiamo tutti i sistemi che vi ho detto. Questa è una vena iliaca normale. Questo è lo studio del plesso venoso lombare, vedete un network molto complicato di vene che rappresenta il sistema venoso della parte bassa della colonna vertebrale, che rappresenta la radice della vena azigos, che dopo vediamo. Questa è la vena renale di sinistra come normale, vedete un tubino, il nostro cateterino è quello, vedete dentro, un catetere molto sottile, iniziamo il contrasto, il flusso deve uscire dalla vena renale e andare tranquillamente verso la vena cava. Questa è quella che vi dicevo, la vena azigos, quella specie di manico d'ombrello che rappresenta il punto finale del decorso venoso delle vene dei quattro quinti, diciamo, della circolazione venosa spinale. E questo è quello che noi abbiamo, non dico ipotizzato, ma in un certo senso anche verificato, l'aspetto normale, perché non esiste nella letteratura scientifica nessun documento pregresso che ci dicesse come fosse, perché nessuno aveva mai pensato di studiarla, perché in effetti non c'era neanche l'indicazione clinica. L'aspetto normale, anche aiutati dai libri di anatomia o comunque anche dell'anatomia umana normale, è quello di una vena che ha circa 8 mm di diametro costante, che sbocca nella vena cava, che è questa vena principale, con delle valvole più o meno sviluppate al suo interno. Questi qui sono aspetti sempre normali, che sono oltretutto, la vena azigos, vi faccio vedere, è anche anastomizzata, che vuol dire, diciamo, collegata con la vena renale di sinistra. Qui in basso vedete una flebografia dello studio della vena renale di sinistra, che ha questa piccola valvola che permette il passaggio del sangue che viene giù dalla azigos nella vena renale, ma non viceversa. Quando questa vena renale non funziona bene, invece questa valvola viene forzata e provoca questo sovraccarico. Poi, sempre risalendo, dobbiamo studiare le vene giugulari, che abbiamo visto essere il passaggio principale del sangue e del ritorno venoso encefalico, perlomeno a pazienti in posizione supina, e che abbiamo visto come bene si studiano nell'immagine che aveva fatto vedere prima il professor Zamboni con lo studio ecodoppler. Addirittura il Doppler vi fa vedere le valvole, vi fa vedere come funzionano queste valvole, cosa che anche l'angiografia in questo caso non fa così bene. L'angiografia, e questi sono casi normali, anche qui abbiamo pochi esempi di normale, diciamo, nella letteratura pregressa, perché anche qui c'erano poche indicazioni allo studio, è quello di un tubo, vedete un tubetto che ha un calibro abbastanza costante, le vene non hanno comunque un calibro sempre costante, addirittura questo calibro è modificabile anche a seconda dei respiri che facciamo, si dilatano, si chiudono, e che soprattutto vedete a livello dello sbocco dove entrano in torace e diventano la cosiddetta vena brachiocefalica, ha un diametro di circa 8-10 mm, possono avere delle valvole, anzi ci sono delle valvole bicuspidi, cioè con due cuspidi, questo è l'aspetto di una valvola normale. Questa specie di immagine ad ali di gabbiano rappresentano queste valvole che impediscono al sangue di tornare indietro nella giugulare. Sono le cosiddette valvole antireflusso. Il sangue deve andare dalle giugulare verso il cuore e non viceversa.